Sabato scorso, 8 dicembre, la Chiesa ha solennizzato l'Immacolata Concezione di Maria. Diverse sono state le iniziative per venerare la Madre del Signore. Ad Adrano si è svolto il tradizionale omaggio della comunità alla statua dell'Immacolata, sita nell'omonima piazza. Alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa nella Chiesa San Sebastiano, poiché quella di San Francesco è chiusa su ordinanza sindacale a seguito della scossa di terremoto del 6 ottobre. A presiedere è stato il frate cappuccino Roberto Vecchio dell'Ordine dei Frati Minori. A seguire si è snodata una processione sino in piazza Immacolata, dove a mezzogiorno, dopo la recita dell'Angelus e la predica del frate, è stata impartita la benedizione ai presenti dal parroco della chiesa San Francesco, Don Amedeo Cantali, con in mano la reliquia. Poi l'omaggio floreale con l'intervento dei vigili del fuoco del locale di staccamento. Posta una corona di fiori sul capo della Madonna e ai piedi della statua mazzi di fiori offerti dai fedeli e dell'amministrazione comunale. Il messaggio è che Dio opera nella storia ed è fedele alle sue promesse, perché all'origine ha promesso che il bene vincerà attraverso la stirpe di una donna. Dio l'ha compiuto allorché Maria viene al mondo e nel grembo di lei si accende la vita di Gesù per opera dello Spirito Santo. In quel momento la profezia si realizza. Ciò significa che Dio è fedele. Maria Immacolata ci dice che Dio è fedele alle sue promesse, che sono promesse di gioia e di salvezza. Cioè Dio promette all'uomo una via di felicità e l'uomo può rispondere accogliendola. Ecco la grande, il dramma dell'uomo, che può accogliere o rifiutare la proposta di felicità che Dio gli fa. E oggi è una giornata, una ricorrenza che gli adraniti amano tanto. Io dico sempre in queste manifestazioni, no, in cui si sovrappone la comunità civile con la comunità cristiana, che coincide in larga parte, è un momento di incontro per le persone, per i credenti, anche per i non credenti, è un momento di partecipazione anche delle autorità locali, dei vigili del fuoco, del sindaco, della giunta, è un momento in cui la comunità si trova insieme, uno di quei momenti che servono. Vuole lanciare anche un augurio alle prossime feste di Natale che si avvicinano? Ma un augurio a tutti gli adraniti e a tutti anche agli altri, affinché possano trascorrere delle feste serene. Certamente le problematiche che ci sono nella nostra civiltà, nella nostra città, nel sud d'Italia, nella nostra regione, sono parecchio seri. Parlo della disoccupazione, parlo del reddito, parlo dell'emigrazione, e augurare serenità con questi problemi non è facile, però io penso che la serenità, il coraggio e la forza di esserci e di scommettersi sia il più grande augurio.